Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Splatoon 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Come vi avevo avvisati lunedì nell'infotime, oggi è mercoledì 10 giugno, sono le ore 18 e sono online, pronto a giocare con voi. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video perché potete trovare tanti link utili. Se siete interessati ad acquistare Splatoon 2, la Octo Expansion, oppure dovete soltanto rinnovare l'abbonamento Nintendo Switch Online, potete acquistare questi prodotti direttamente su Instant Gaming. Trovate anche in questo caso i link in descrizione. Come sempre ragazzi, probabilmente troverete questo video sul canale diviso in due parti, ma adesso vado a prepararmi e ci vediamo nel primo match di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua nel primo match di oggi. Sparotaie spassose. Partiamo subito con una zona mista. Ma scusate un secondo. Questi qui sono i colori, se non sbaglio, dell'ultimo Splatfest. Chaos versus Ordine. Allora, da questa parte abbiamo Destro, Emma, Enrico e Joepa2. Mentre nella squadra argentata, Alex, Chiara, Dani e Red Fox. Attenzione che Alex usa già il Jet Splat, mentre la squadra dorata ha già preso il controllo. Mamma mia, Destro, che brutta fine che hai fatto. Dicevo, mentre la squadra dorata aveva già preso il controllo del centro della mappa. Allora, guarda gli argentati. Joepa2 affronta Alex, lo abbatte. Enrico e Emma in coppia abbattono Chiara, mentre Joepa2 è stato abbattuto probabilmente da Dani con il suo sweeper. Ha preso anche Enrico con due colpi. Attenzione che Dani è pericoloso, ragazzi. Alex ci saluta tutti quanti di nuovo. Emma con il secchiostro prova a tenerli alla larga. Emma scappa via. Ah, ma aveva la cromosfera. Scappa via lo stesso. Ah, è stata presa da Red Fox. Altri razzi. La metà però si schianta contro i cartelloni. Alex abbattuto di nuovo da Joepa2. Dani prova a tenere alla larga Destro. Red Fox abbattuto da Destro e vendicato poi da Dani. Attenzione che Dani è un avversario ostico, oramai lo conosco da anni. Ha sempre partecipato agli eventi che organizzavo su Splatoon e adesso partecipa ancora oggi agli eventi che organizzo su Splatoon 2. Muraglia argentata al centro della mappa. La squadra dorata deve cercare di passare. Emma abbattuta da Dani, che con quello sweeper fa vedere i sorci verdi a tutti quanti. Enrico prova a passare dall'altra parte con il secchiostro vasca. Qualcuno ha provato a attivare il passaggio lì davanti. Emma ed Enrico provano a sfondare dalla destra. Attenzione che Alex aveva il Jet Splat. È la vostra occasione d'oro, ragazzi. No, Enrico, no, 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 no. Io avrei attaccato gli argentati. Così invece alla fine non hai combinato nulla. Pad 2 prova a recuperare il centro della mappa, ma fanno buona guardia. Red Fox lo abbatte. Anche Destro mi sa che fa una brutta fine, infatti. Appena detto. Mamma mia, guardateli che roba, tutti vicini vicini. Addirittura Dani riesce a prenderli al volo, pazzesco. PC bomba. Kill finale su Dani, incredibile. Bel match ragazzi, diciamo che la squadra dorata è partita bene, poi si è disunita e lì la squadra argento non gli ha lasciato più scampo. Ok ragazzi, strategie trasparenti. Questa volta scendo in campo anch'io. Devo riscaldarmi un attimino, quindi prendo la vasca. Aia, doppio cecchino? No, uno solo. Sono contento di avere Dani in squadra. Ma sono gli stessi colori di prima. Weila, ritorno con la squadra Chaos. Guardate, voglio colorare quella parete lì, perché così non ci vedono arrivare da questa parte magari. No, ma sono sempre scarico. Aspettate un attimo.
Beccati questa. Weyla. C'è un rullo. C'è un rullo che mi vuole prendere malissimo. Non ci credo. Non ci credo, Fede. Eri lentissimo con quel rullo. Eri lentissimo. Come ho fatto a mancarti? Non lo so. Bravo lui. Male io. Ma ve l'ho detto, devo scaldarmi un attimino. Aha, destro, ci hai provato. Mi fa strano vedere Fede con il rullo, però, perché di solito prende il cecchino. C'è qualcuno qui sotto? C'è gente? Eeeh, ti piacerebbe. See you next time, baby. Scusami, Tonks, se utilizzo la tua citazione in continuazione. Grande! No, 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 no! Qui continuano a cercare di prendermi con sta caspita di bomba. Toh, beccati questa! È esploso uno dei nostri! Piatelo, piatelo! No, 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 no. Vi giuro che mi sento lentissimo! Dov'è finito? Oh mio Dio, era sparito! Si era teletrasportato. Fede, vieni qui! No, vi giuro, comunque, mi sento lentissimo. Ui, lui da dove salta fuori? Grazie. No, 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 no. Vabbè. Chiara non mi ha lasciato scampo. Col marker multi da vicino. È micidiale. Non so voi, ma io mi sento comunque molto lento. Ah, ma c'è qualcuno lì? Guarda come si nascondono. Vabbè, Chiara, c'è un muro trasparente praticamente. Ah, si avvicinano, si avvicinano, si avvicinano. Arriva il martello. Guarda che roba, non si può rompere, non si può distruggere. Frontalmente l'hanno sistemato e quindi è praticamente diventato indistruttibile. Ah, ho giocato una partitaccia. Ho giocato veramente una partitaccia, ma ero lentissimo, non capisco come mai. Vince la squadra argento, 47 a 38, stesso risultato di prima, praticamente. Mi pare di non aver preso nessuno. Toh, una kill. Ok ragazzi, mappa torri cittadine. Vediamo se riesco a combinare qualcosina di più. Prima ero veramente, veramente lento. Allora, si parte. Ho cambiato arma, ho preso lo sweeper duplo. Ho la pioggia, ma questa volta come secondaria ho la bomba. Scendiamo subito, voglio caricare immediatamente sta pioggia. Due Tintubator dalla mia parte. Comunque si vede che sono un pochettino freddo. C'è qualcuno che sta utilizzando i razzi. No. No. Ti piacerebbe. Bravo Red Fox. Almeno l'hai fatto allontanare. Era Enrico col rullo. Ho lanciato una bomba, lui una PC bomba. Adesso mi piove qualcuno in testa. È da un po' che non gioco a Splatoon comunque, È da un po' che non gioco a Splatoon. Ok, ho lanciato una pioggia da quella parte. Non è crashato nessuno per il momento. No, è volata giù quella bomba. Beccatela. È lì dietro, è lì dietro, via. Torno a casetta mia. Arrivederci. Arrivederci a tutti i quonci. Si va su. Bomba. Cosa caspita è successo? Ah. Passiamo di qua, va. Che c'è un secchiostro vasca lì sopra.
C'è anche un cecchino che mi vuol far la festa. No, cromosfera. Vabbè. Mi ha visto assolutamente. Doveva splattarmi, Emma. Pensavo non mi avesse visto comunque. Allora, abbiamo colorato un po' a casa loro. Io qui ho buttato una bomba. Così se c'è qualcuno che mi aspetta lo faccio fuori. In 448. La kill è mia! Mi sono vendicato, Emma. Vai. No. Coprimi, grazie. Sta arrivando la vasca. Ho preso Jopat Fan 2. Fantastico, eravamo in 3. Sono riuscito a rubare la kill a tutti quanti. Vai con la pioggia. Quella è Emma. Infatti ha provato ad attaccarmi dall'alto. Per fortuna ho visto che aveva attivato quello. E lui da dove caspita è apparso? Lui da dove caspita è saltato fuori? Mi stava aspettando lì perché non c'è altra spiegazione. 43-41. Caspita, vinciamo di un pelo proprio, C'è andata abbastanza di lusso, Perché abbiamo vinto solo del 2%, Ok ragazzi, Arena Sardina. Perfetto, eccoci qua, nuova mischia mollusca. Squadra rosa contro squadra azzurra. Allora, nella squadra rosa abbiamo Jopat Fan, Dani, Amber e Red Fox. Mentre dall'altra parte, destro Fede, Enrico e Mary, che però è ferma alla base. Speriamo non crashi. Ok, Fede deve rientrare, gli hanno tirato addosso di tutto. Gli hanno tirato addosso di tutto. Mary è partita? No, allora mi sa che a breve crasherà, purtroppo. Nel frattempo la sua squadra sta cercando di recuperare il centrocampo, ma Dani fa buona guardia, Enrico prova ad affrontarlo, vediamo cosa riesce a combinare. Niente. È stato abbattuto senza pietà. Adesso c'è solo Fede, che però ha Jopat Fan e Red Fox che lo stanno mitragliando. Destro è venuto a dargli una mano. Qualcuno è tornato indietro forse, vediamo un attimo. Sì, Fede è tornato alla base a dare un'occhiata a Mary, che è praticamente ferma. Ok, è ripartito pure lui, via destro. Mamma mia, 50.000 razzi. Ok, ecco Enrico che era sparito un attimo. Mamma mia, la squadra rosa. Dani riesce a lanciare due bombe. Red Fox prende Fede. Amber scappa dai razzi. Dani prova a entrare, ma a un certo punto lagga e riesce a teletrasportarsi dietro la griglia. Mary finalmente è partita, però è stata subito splattata senza pietà. Amber e Dani fanno buona guardia, anche se in questo momento Amber è stata appena splattata da Fede col cecchino. Mary è tornata alla carica. Dani e Fede si sono splattati. Mary e Red Fox idem. Doppia kill la vicenda. E Jopat Fan in tutto questo è quello che se la gode, perché può continuare a colorare il centrocampo. Attento alla bomba. Mamma mia, attento alla bomba dietro di te. Mi sa che non l'aveva vista arrivare. Mi sa che Fede non l'aveva vista arrivare. Destro era circondato. Mary adesso è rimasta da sola contro 4. Scappa Mary. Scappa. Non aveva speranze. Fede attento alle bombe, perché continuano a lanciartele. Via destro. Red Fox fa buona guardia. Amber non ho visto com'è esplosa. Enrico è stato abbattuto. Red Fox utilizza il jet splat. Sta arrivando qualcuno. Era Amber, che è stata abbattuta da Fede. Le ha fatto praticamente uno spawn kill. E finisce così il primo match di questa seconda stanza. Direi 57-26 per la squadra rosa.
E queste sono le kill che avete portato a casa. Va bene ragazzi, Hotel Tellina. Altra mischia mollusca. Squadra viola contro squadra arancione. Allora, devo stare attento a destro soprattutto, perché la sua arma ha una portata maggiore della mia. Io però, adesso che ho l'NZAP89, posso sparare i razzi e le robobombe. Ciao bellissimi, ecco a voi una robobomba tutta per te. Guardalo. Sì, vabbè, stavo mirando da tutta un'altra parte. Pensavo facessi il giro. Non mi aspettavo che mi attaccassi frontalmente. Non mi aspettavo che mi attaccassi frontalmente. No, comunque oggi i ragazzi sono veramente fuori forma. Pensare che a Splatoon ho giocato pochissimo tempo fa. Ma voi adesso avete finito la scuola, avete tutto il tempo del mondo per allenarvi. Io invece, purtroppo, con il lavoro, e non parlo di YouTube, non ho tutto sto tempo. Grazie! Mi serviva proprio. Così posso finire di colorare. Tieni, anche noi abbiamo qualcuno con il gran botto. Guardalo, guardalo, guardalo! Buttagliene una lì. Li dobbiamo stanare, eh. No, 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 no. Non ci provare mai. Ma chi è che salta così? Bello che mi ha preso di nuovo Mary, che era dietro a... al suo compagno di squadra. Guardalo, 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 guardalo. Uiaiaiaiai, pure la pioggia, no. Ci stanno leggermente schiacciando, non vorrei dire. Guarda, guarda che roba. Hanno capito che sono lì. Il problema è che non si riesce a passare neanche di qua. Hanno colorato praticamente tutto. Tutto. Lui fa avanti e indietro. E lanciagliela una bomba. Non c'è nessuno che sta cercando di passare di là. Aia. Tieni. Oh, niente. Mary, stavolta ti avevo inquadrata. Infatti ancora un colpo ti buttavo giù. Mamma mia. Vai con questo. Non riesco a inquadrarla. Non riesco a inquadrarla. È pazzesco. È pazzesco. È pazzesco. Vabbè, abbiamo perso male, ma non abbiamo perso di tantissimo poi. Ok ragazzi, torri cittadine. Adesso è ora di fare sul serio. Nelle prime partite ho scherzato. No, però vi giuro, oggi non mi sento in forma. Posso giocare sicuramente meglio di così. Infatti ho ripreso la mia bella vasca, perché è l'arma che riesco ad utilizzare meglio. Anche se oggi mi sento molto pesante. Allora, magari dipende anche dai power up, eh? Vai Amber. Vai di lì. Ho un conto in sospeso con Mary, che si trova nell'altra squadra, perché l'ho voluto io. Voglio vedere se arriva qualcuno. No, però mi conviene comunque tenere sotto controllo quella zona lì. Eccola. Eccolo, ma è Joe Patfan 2. Sapevo che qualcuno sarebbe arrivato da lì. Hanno preso Enrico. Bravissimo. Datemi Mary. Datemi Mary.
Ho un conto in sospeso con lei. Voglio splattarla almeno una volta. Bello. Mi sono beccato l'assist su Enrico. Ah, lo sanno che vogliamo passare di lì. Era Jopat fan. Vai. No, non splattatemela. Guardate che mi arrabbio, se me la splattate. La voglio affrontare io. Oddio, pensavo che fosse una bomba verde. Perché va bene tutto, ma non morire così. Guarda che roba! Ok, Mary, non so come ho fatto a prenderti. Sinceramente, non la considero neanche una kill perché... boh, le bolle non ho capito dove sono rimbalzate. Voglio prenderti senza farmi splattare. Perché sei velocissima con quel repolper. Ormai, ragazzi, è diventata una questione di principio. Enrico l'ho preso. Gente? No. Vai, 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 vai. Prima che mi cada qualcuno in testa. Hellone! Ha vinto lui stavolta. Peccato perché non era neanche tanto distante e... potevo magari splattarlo se miravo un po' meglio. Niente, mi sa che Mary non riuscirò mai a prenderla. Dai! No! Però mi ha dato l'assist. Io volevo killarti. Mi avete rubato la kill. No, probabilmente mi avrebbe splattato di nuovo lei. Quindi diciamo che sono stato salvato. Ciao, 65-21. Portiamo a casa questa partita. Bella lì. Ok ragazzi, Campus Hippocampus. Perfetto, squadre caricate. Vedo dei nuovi nomi. Oh, Destiny ti ho in squadra assieme. Non mi potrai splattare in questo modo. Muahahaha. No, beh, è sempre bello sfidarti. Mi piace averti contro perché sei un avversario leale. Weila! Ancora un gran botto, dai. Ma sono già qua. Ah no, è là sotto. Pensavo fosse qui sopra. Ma quanta gente ha preso il gran botto come speciale? Ehi là! Vieni un po' giù. Ehi là, che male! Che male! Secchiostro centrifuga. Che male! Vai con questo. Ah, vasca. Ne ho due contro, non ce la posso fare. Meglio ripartire. Ma quanti... vabbè. Ah, ok, ci sono quattro aerografi sulla mappa. E te credo. Mi hanno visto, forse. Torno alla base così posso lanciare i razzi con calma. Ah, ho inquadrato solo due persone. Vabbè, uno è stato anche splattato, quindi... non è che cambiava molto, Guardalo come saltella, guardalo come saltella. Vai di gran botto, perché ce n'è uno che... è fisso... là sopra. C'era Alex. Aia, mi ha preso con la vasca Pollol. Pollol combina guai. Il cartone animato. Pollol. Pollol combina guai. Poi là. Vai, vai, corri lì. No, 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 no. Via, 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 via. Quello lì con due colpi mi butta giù. Vabbè. Dai, tirate ancora qualcosa. Ah,
Vabbè. Ho sparato 4 razzi. Che la cosa bella è che sono morto per la bomba gassosa. Brava Amber. Ma dove caspita? No, si è spostato. Però ti ho preso. Se non ti spostavi, ti splattavo subito. Invece, purtroppo mi sono dovuto sacrificare. Allora, vediamo chi la porta a casa. Ah, peccato, peccato. 42-39. Di poco, eh. Poco, poco, poco. Va bene, ragazzi. Vediamo se mi ricordo come si fa. Allora, arena, sardina. Vediamo se avete beccato la citazione di pochi secondi fa, da che film proviene. Uia! Un tintubator e un cecchino. Fantastico. Bellissimo. Bellissimo. Io ho preso lo sweeper duplo. Ho Jay in squadra, quindi è già un problema in meno. Perché guardate come gioca molto aggressivo. Cioè, anch'io a volte sono temibile, ma dopo vari match, non subito, perché naturalmente devo scaldarmi. Una bombetta lì sopra. Shekino. Un pacco per lei. No, non arriva. Scusi. C'era sciopero dei corrieri. No! Ti ho preso, Red Fox. Ah, però, guardalo lì. Sì, comunque ho capito adesso perché riesco a muovermi più velocemente. Mi sono dimenticato di disattivare i power up extra. E te credo. No, di solito permetto di utilizzare soltanto... Ah, eccolo lì, il grambotto. 3 power up, perché magari c'è qualcuno che non ha avuto tempo per allenarsi o per farmare. Dai, cecchino. No, dai, me l'avete abbattuto quando gli ho lanciato la pioggia. A questo punto la lanciavo da un'altra parte. Siete dei... Siete pestiferi. Oddio. Vabbè, ciao. Ero finito in braccio a Destiny, praticamente. Fantastico. Se non lanciavo la bomba, magari ce la facevo, perché non avevo più inchiostro, praticamente. Allora, intanto gonfiamo questa spugna. Saliamo qua sopra. Dobbiamo mantenere il controllo della zona, eh. Dobbiamo assolutamente mantenere il controllo. Ehi là, che potenza. Della zona. Nessuno che si butta lì. Pigliala una bomba ogni tanto. No, 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 no. No, eccola qui di nuovo. Ah, per fortuna. Ok, per fortuna ha attivato il grambotto. Ma deve essere qui, eh. Eccolo. No, dai. Capu, volevo prenderla io, Destiny. Li teniamo a distanza. Magari è meglio uscire dalla pioggia, eh? Così. Tanto per non farsi... Oddio, oddio. Che pelo. Red Fox poi è stato abbattuto di nuovo. Bella sta partita, bella. Però ho capito perché ero più veloce, eh. 50-34.